Occupandoci delle funzioni del consigliere di parità della sua azione, emerge l'attività antidiscriminatoria. Beh, siamo nel 2016, però purtroppo varie sono le discriminazioni che attentano all'essere umano, al lavoratore, al cittadino in generale. Ne parliamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. Beh, quando parliamo di discriminazione, Luigi, noi parliamo sostanzialmente di uno squilibrio, di un'azione che va a squilibrare dei soggetti, li pone in contrapposizione uno rispetto all'altro. La discriminazione può essere diretta, pensa ad esempio ad un'azione che colpisce in maniera pregiudizievole e discriminatorio un soggetto per il sesso, per la razza, per l'orientamento religioso o politico. Ti faccio l'esempio: il datore di lavoro tra due lavoratori ne preferisce uno rispetto all'altro, preferisce nel senso che rispetta più uno che l'altro, dà una preferenza proprio come orario di lavoro, come comportamento ad uno rispetto che all'altro. Per esempio, un esempio può essere quando si risponde a un annuncio di lavoro, si richiede la bella presenza. Beh, questo è un atto discriminatorio, una richiesta discriminatoria per la persona, la donna, no? Perché non viene richiesta la bella presenza magari per l'uomo, però per la donna. Può essere anche indiretta, quando c'è una prassi, un atto, un comportamento che sembra apparentemente neutro, ma che in realtà può mettere in posizione di svantaggio i lavoratori dell'altro sesso. Per esempio, si richiede la statura fino a 1,70 m, questo è una discriminazione per esempio per caratteristiche personali come può essere l'altezza. Là, in realtà, quando parliamo di discriminazione, noi parliamo di casistiche molto ampie che riguardano la discriminazione nell'accesso del lavoro. Pensate a discriminazione sull'avanzamento di carriera, quindi innanzitutto sull'accesso, sulla durata del rapporto di lavoro, vietare ad esempio dei congedi parentali, ad esempio una lavoratrice single che ha una figlia che non riesce ad avere un congedo per poter portare la bambina all'asilo, casi di mobbing, stalking e anche molestie sessuali, perché qui vedono le donne più vittime rispetto agli uomini che possono subire delle molestie sessuali sul posto di lavoro.